Dove si sviluppa il mal di schiena? Effettivamente la parola mal di schiena va a identificare una vera e propria galassia di patologie e di disturbi che non sempre coinvolgono solo e esclusivamente la schiena. Per cui io adesso con un piccolo gioco di colori vorrei farvi vedere direttamente sulla nostra collaboratrice Amalia quelle che sono le localizzazioni prevalenti del mal di schiena. Allora, vediamo subito. Allora, il termine lombalgia, cerchiamo di fare un attimo chiarezza su quello che è la terminologia. Il termine lombalgia prevede un dolore che si irradia dalla regione renale fino alla regione sopraglutea, con una scarsa irradiazione sui glutei. Quando invece parliamo di lomboscialgia o lombocruralgia, vuol dire che c'è una irradiazione vuol dire una localizzazione del dolore che segue l'andamento del nervo coinvolto. Questo andamento dipende dalla sede dell'insorgenza della patologia. Quanto più è bassa la patologia, ernie in L4, L5 e L5S1, tanto più il dolore è posteriore, sciatalgia. Quanto più il dolore invece è anteriore, e vediamo la localizzazione sulla coscia e fino all'inguine, tanto più l'ernia sarà alta. La lombalgia ha una caratteristica di dolore di derivazione articolare o muscolare, la lomboscialgia di origine discale. E questa in poche parole è la visita che anche voi fate quando un paziente viene nel vostro studio. Esatto. E analizzato un po' anche la postura, immagino. Esattamente. Lei ha parlato un po' di cause, no? Sì. Del mal di schiena. Quali sono, oltre l'ernia, immagino l'artrosi, ci sono altre cause che possono venire al mal di schiena? Identificando le cause e andandole a collegare alle regioni di interesse di dolore, possiamo dire che quando il dolore è prevalente lombare, la derivazione del dolore è di tipo posturale e quindi va analizzata tutta la catena posturale che parte dalla temporomandibolare per seguire il rachide cervicale, dorsale fino a raggiungere la colonna lombare e arrivare fino al piede, all'appoggio del piede, e alla patologia artrosica articolare. Questo dolore ha una caratteristica specifica, è presente a freddo. Cosa vuol dire? È un dolore che si presenta normalmente al mattino, ci si sveglia, si ha difficoltà a scendere dal letto per il dolore alla schiena, si ha difficoltà nell'andare a lavarsi la faccia perché non ci si riesce a flettere. Questo perché è una irritazione delle articolazioni deputate alla flesso estensione della colonna. Diverso invece la patologia che coinvolge il nervo. In questo caso la causa è una protrusione o un'ernia. È una cosa che va chiarita, che la protrusione non è una piccola ernia, okay. E un'ernia non è una grande protrusione. Sono due patologie diverse. È importante, insomma, per capire molto. Anche poi per fare subito una terapia adeguata. Esattamente, immagino. Perché da ciò dipende la scelta poi del trattamento che si va ad eseguire. Allora, quando dobbiamo correre dallo specialista? Qual è il campanellino d'allarme? Okay. Solamente quando ci alziamo dal letto, magari sentiamo e non riusciamo ad alzarci magari dal letto, oppure a lavarci il viso, come diceva lei, dottor Conchini? Ora Monica, il mal di schiena può essere affrontato come il raffreddore. Cioè, se noi abbiamo un raffreddore che passa da solo o con terapia farmacologica entro 5-7 giorni, non ci preoccupiamo, ma se supera il quinto o settimo giorno il mal di schiena, deve essere considerato un campanello d'allarme e allora ci si deve rivolgere al proprio medico di famiglia ed eventualmente, dopo che ha eseguito una valutazione diagnostica adeguata, passare allo specialista di riferimento. Noi abbiamo delle immagini, no? Proprio per far capire esattamente, oltre alla visita, insomma, lo specialista ha bisogno anche di diagnosi certa, no? Delle RX o anche meglio la risonanza magnetica. Esattamente, ecco, stiamo vedendo, che cosa ci illustra questa radiografia? Sempre giocando un pochino con i colori per rendere un po' più chiara le immagini di risonanza magnetica, che possono non essere così evidenti, possiamo evidenziare come in blu sono mostrati i corpi vertebrali, i mattoncini della nostra colonna. In giallo invece il disco intervertebrale è l'ammortizzatore, è quello che serve a, diciamo così, rispondere alle sollecitazioni meccaniche. In rosso vediamo posteriormente che invade il canale vertebrale un'ernia, in questo caso è un'ernia che in termine tecnico si chiama estrusa, che tocca la radice nervosa. Nella prossima immagine adesso dovremmo avere un'immagine anche eccola, ecco, perfetto. In questa immagine, in cui abbiamo una immagine che si dice assiale, cioè siamo stati affettati come un salamino, il cuore si vede
il corpo vertebrale, ecco, il posteriormente si vede l'ernia che tocca la radice del nervo sciatico. Quel filetto giallo che vedete, diciamo così, schiacciato, compresso dall'ernia, è il nervo sciatico. Da qui l'irradiazione terribile. Il dolore terribile che insomma, molti di noi conoscono. Esatto. Allora, in questo momento noi abbiamo individuato il problema, no? E da dove nasce il problema. Parliamo del trattamento innovativo, perché per fortuna possiamo ricorrere ai ripari senza l'intervento chirurgico. In questo caso come possiamo intervenire? Guardate, esiste un protocollo, cioè normalmente si aspettano i 5-7 giorni per il discorso che vi facevo prima, poi si arriva alle 6 settimane di terapia farmacologica seguendo un protocollo che normalmente prevede l'utilizzo di paracetamolo, farmaci antinfiammatori non steroidei, corticosteroidi. Se la patologia non passa in questi termini, eventualmente associata anche a fisioterapia, si può ricorrere a procedure cosiddette interventistiche. Sono delle procedure non chirurgiche, totalmente non invasive, che si eseguono sotto guida TAC e che permettono un vero e proprio trattamento dell'ernia. Ecco, lo stiamo vedendo in questo momento proiettato. Ecco. E queste procedure vengono eseguite sotto guida TAC. Qui vediamo il centraggio, la fase di centraggio della procedura, in cui tramite la TAC vediamo l'interno del corpo. La TAC è il nostro occhio all'interno del paziente. Con la TAC possiamo eseguire la scelta del punto di ingresso, come stiamo facendo in questo momento, e a quel punto eseguire la procedura di disidratazione, in questo caso è una nucleolisi con ozono, che è una delle procedure che vengono previste dal nostro sistema, dal nostro metodo, che è l'insieme delle procedure non chirurgiche di Spine Solution, e viene eseguita la disidratazione dell'ernia. Questo è possibile grazie all'utilizzo di questa apparecchiatura. Questa è una TAC 320 strati, quindi è la macchina più potente attualmente sul mercato, che ci permette di discriminare una dimensione di 0,3 mm. Cioè, piccolissimo. Pochissimo, siamo sotto le dimensioni di un capello, quindi la nostra capacità di precisione è sotto le dimensioni di un capello. Questo cosa comporta? Comporta fare una procedura al pari di un intervento chirurgico, ma totalmente indolore. Ecco, e questo volevo sapere, è doloroso, no? I pazienti che cosa dicono? Che insomma è tutto... Normalmente la frase finale è pensavo peggio. Allora, dopo l'intervento il paziente torna a camminare, non sente più dolore, dopo quanto tempo riesce magari ad essere come d'una volta, quando non soffriva di mal di schiena? Nel caso delle procedure, in questo caso della procedura di nucleolisi, l'intervento prevede normalmente 3 sedute, ma già dopo la prima seduta il paziente sta meglio. Il grande vantaggio è che il paziente, questa è una procedura ambulatoriale, totale assenza di dolore. Per cui l'anestesia non interferisce. Perfetto, ed è fondamentale questo, perché non è solo l'aspetto relativo al comfort del paziente, ma è una modalità di gestione anche del paziente eventualmente cardiopatico, diabetico, che non può affrontare il rischio anestesiologico. Per cui è fondamentale fare procedure non dolorose per poter accogliere tutti i pazienti. Allora, mentre facciamo questo tipo di intervento, possiamo continuare a seguire la terapia farmacologica se il dolore sussiste, insomma continua? Assolutamente, normalmente c'è una prima fase che è fra la prima e la seconda seduta, in cui si viene accompagnati da una terapia farmacologica che poi via via viene ridotta, perché l'obiettivo della procedura è proprio quella di ridurre l'assunzione di farmaci. Allora, noi questa trasmissione avrà capito, dottor Conchiglia, insomma, parla di prevenzione. Come possiamo prevenire il mal di schiena? Allora, io adesso mi chiedo ad Amalia di aiutarci. Noi abbiamo delle brutte abitudini. Vieni, Amalia. Allora, noi abbiamo delle brutte abitudini. Innanzitutto i pesi. La prima delle regole, diciamoci pure dall'altra, a favore di camera. Allora, i pesi. Non bisogna mai eseguire degli sforzi in flessione utilizzando il baricentro proprio sulla colonna, perché questo tipo di sforzo determina una compressione a livello dell'area più critica, cioè della cerniera lombare, che può determinare un'espulsione erniaria. Per cui assolutamente questa posizione assolutamente è sbagliata. No. Bisogna invece utilizzare le gambe, che sono muscoli potenti, per andare a prelevare eventualmente il peso e sollevarlo con l'uso delle gambe. Questo altra è importante. Altra cosa importante è la simmetria del carico. Non so per quale motivo, ma in una busta c'è, è vero. C'è la carta igienica e in una busta ci sono i detersivi. Questo porta ad uno squilibrio che a lungo andare sembrano piccoli consigli inutili, invece in realtà sono molto importanti. E questo stiamo leggendo adesso nel cartello, dottor Conchiglia. Allora, anche camminare, insomma, l'attività fisica è fondamentale. Minimo 3 volte alla settimana per almeno 45 minuti. Questo, insomma, anche l'attività fisica per evitare il mal di schiena è importante. Evitare anche, immagino, anche il sovrappeso. Fondamentale, fondamentale.
Purtroppo ogni volta che si va dal medico parliamo di peso, ma è fondamentale la riduzione del peso perché qui si parla di patologie meccaniche, per cui è ovvio che nell'uomo più che nella donna, diciamo così, avere un fardello anteriore porta ad una anteriorizzazione della postura che poi deve essere corretta e questo crea un problema di disequilibrio posturale sulla colonna. Allora, da casa ci stanno chiedendo se il trattamento va ripetuto. Lei ha detto, dottor Conchiglia, che in realtà allora servono 3 sedute, sì. No? Però poi il trattamento non deve essere ripetuto, è finito. Sì. In realtà il paziente non soffre più di mal di schiena. Non soffre più di mal di schiena, ci sono almeno di questa forma di mal di schiena, il paziente può eventualmente ogni tanto eseguire cicli di fisioterapia. Io mi avvalgo normalmente della rieducazione posturale proprio per correggere quelli che sono i vizi di postura della colonna che potrebbero comportare una recidiva della patologia. Questo è... Un grande salto in avanti della prevenzione è rappresentato dal futuro, cioè dalle cellule staminali. Ah. Allo stato attuale presso la nostra clinica Villa Sandra abbiamo attivato un servizio di medicina rigenerativa che consiste nella somministrazione di cellule staminali all'interno delle articolazioni per ricreare la cartilagine e all'interno del disco per ricreare quello che è il normale atrofismo, quindi la qualità del disco, ed evitare recidive erniarie. Questo è il futuro della prevenzione. Questo è il futuro della medicina e il futuro anche di chi soffre di mal di schiena, almeno. Insomma, sono 15 milioni di italiani che soffrono di mal di schiena. Grazie davvero al dottor Armando Conchiglia.